Quando varcai per la prima volta la soglia del club acconciata di leopardo, gli uomini avevano disegnata sul volto la paura della gazzella, le donne la frusta del domatore. Rolando mi fu presentato la settimana che precedeva a Ferragosto. Era divorziato, senza figli, alto magistrato, eppur se di origini gelesi, da sempre viveva al nord. 26 giugno 2012, qui al Pompei Lab questa sera il difficile mestiere di vedova con Licia Maglietta. Innanzitutto Licia, è stato un piacere averti qui sul nostro palco. Ci vuoi presentare lo spettacolo che ti ha visto oggi in scena al Pompei Lab? Sì, Il difficile mestiere di vedova è un testo scritto da Silvana Grasso, un altro testo suo che porto in scena da un po' di tempo, perché sto facendo un lungo lavoro su di lei, su questa grande scrittrice siciliana. Ed è ancora una volta è la storia di una. Questo testo è nato, era una lettera che lei aveva scritto a un amico descrivendo il suo status di vedova. Sempre con questa straordinaria capacità, questo linguaggio che a lei meraviglioso, che affonda le radici da un siciliano arcaico a un italiano magnifico. Lei è una filologa classica, quindi gioca con la lingua come vuole. E ha scritto questa lettera esilarante, come in alcuni punti, molto dolente in altri, descrivendo quello che è nello stesso tempo sia il suo status, ma nello stesso tempo molto quello che è il contorno del paese di Gela, questo contorno di questo club nautico che lei intorno, che vorrebbe, come dire, ridarle, riaccoppiarla, visto che resta isolata e quindi una mina vagante tra i loro mariti. E quindi, diciamo, il racconto si snoda su queste alternative, su un paio di alternative. Alla fine dice sono sette, ne descrive due o tre di questi uomini che potrebbero eventualmente diventare nuovi mariti, descrivendoli. Molto esilaranti, anche molto sarcastiche, con quel modo che ha lei straordinario di narrare. Allora, un'opera che ti ha visto in pratica sola sulla scena, qual è la differenza, ad esempio, tra la scelta di un testo quando magari rientri in un'opera più collegiale e invece il rapporto col testo che c'è quando si tratta di un monologo, anche il tuo approcciarti al testo a monte, quindi scegliere un'opera piuttosto che un'altra? Ma a me piace molto, alterno molto la compagnia con altri attori e il monologare. Mi servono molto entrambi. Quando per un po' di tempo faccio il monologo, non vedo l'ora di lavorare insieme agli altri e viceversa. Perché ovviamente hai dei ritmi diversi, il monologo è tutto un ritmo, è suonare da soli, no? È suonare da soli, trovare il ritmo giusto affinché mai il pubblico ti abbandoni, ti lasci, e questo è un grande esercizio. E nello stesso tempo è meraviglioso ovviamente confrontarsi con gli altri, confrontarsi con un testo dove ci sono altri personaggi, riuscire a crescere perché magari lavori con altre persone che ti sanno ispirare, no? Ti sanno dare altro, quindi mi piacciono entrambe le cose, insomma. E a questo punto, diciamo, spaziando invece sull'altro campo che ti ha visto protagonista assoluta, come può essere anche il cinema, ecco, qual è invece il tuo rapporto un po' con la macchina da presa? Il cinema, io amo il teatro, la mia vita è il teatro, la mia passione è il teatro. Il cinema mi è piaciuto farlo con delle persone che stimavo, degli amici. Purtroppo il cinema non dà, il cinema italiano non dà
possibilità, la scrittura, i racconti, evidentemente anche le scelte dei registi non danno la possibilità alla nostra Italia di far, come dire, di narrare delle storie al femminile, non dicono al femminile, ma insomma di narrare dei personaggi femminili che siano dei personaggi complessi, quanto a volte riescono un po' di più a farlo con quelli maschili. Quindi non c'è possibilità, come dire, di fare del cinema. Ovviamente fra i due sono nata con il teatro e finirò con il teatro, questo è sicuro, però nello stesso tempo so che a volte che particolarità, che sottigliezze ovviamente mi può dare il cinema, un altro tipo di lavoro ovviamente, ma se non esistesse il teatro io non saprei che attrice sono, che attrice potrei essere. È una palestra, è una ginnastica continua, devi avere il tempo per provare, per non... al cinema non esiste questo, ed è per me è fondamentale. E scendendo un po' invece più nella realtà locale, tu sei napoletana, quindi diciamo... Io sono una napoletana, sono nata a Napoli, ho vissuto a Napoli fino a 24 anni, non ho famiglia napoletana, per cui sono una napoletana un po' atipica, poi sono migrata di nuovo e da tantissimi anni non abito più a Napoli, quindi è un po' particolare. Comunque quello che secondo te la situazione attuale del teatro napoletano, come ti ha potuto contaminare nel tuo percorso artistico, in modo particolare la scena napoletana? Guarda, io la scena napoletana conosco alcune persone della Napoli, alcuni, cioè conosco Enzo Moscato, conosco Arturo Cirillo, conosco alcune persone. Non seguo ovviamente perché non ci sono mai a Napoli, quindi non seguo, non so se esistono dei gruppi nuovi, delle cose nuove, non seguo. Però a Napoli c'è la mia compagnia, cioè io sono Teatri Uniti e quindi diciamo, c'è sempre la mia compagnia qui e quindi con loro comunque spesso siamo in contatto insomma, con la realtà che circonda Napoli e anche tutta la regione insomma. E quali sono i tuoi prossimi progetti? Che cosa c'è in cantiere? Ho finito adesso, ieri sera ho finito questo grossissimo progetto che ho portato per il Festival Internazionale a Napoli, che è stato, sono state 5 puntate, tutta l'isola di Arturo in musica, insieme a un mandolinista straordinario internazionale che si chiama Tiziano Palladino, e diciamo che ho composto quest'opera tutta l'isola di Arturo in 5 tramonti, cioè per 5 sere al tramonto abbiamo recitato e suonato tutta l'isola di Arturo della Morante in questo posto meraviglioso, in questo sito archeologico del Pausilipon, che è stato veramente un luogo magnifico, magico. Sì, lo ricordo, mi è dispiaciuto moltissimo finire le sere al tramonto a stare lì, però sì, è stato molto bello. Questo spero di poterlo portare in giro, è un'opera enorme, quindi insomma ci vuole un tempo e un luogo particolare per poterlo portare in giro. E poi fare a tournée questo, quello che ho fatto qui, quest'inverno, e poi continuo... tante altre cose che faccio, perché purtroppo le tournée sono diventate sempre meno affollate e quindi hai bisogno di fare anche cose diverse, perché da una parte è bene e dall'altra parte non è bene. E sono in giro in questi giorni, adesso parto e sono in giro con un concerto per pianoforte e voce con gran parte delle poesie della Jean Bosca, questa poetessa premio Nobel del 96, che amo, è la poetessa in assoluto che amo di più, e con Angela Nese, che è una concertista di pianoforte, siamo insieme in giro.
questo. E un'ultima domanda, ci hai parlato ad esempio di questa esperienza teatrale che ti ha visto all'interno del Parco Archeologico Pausilipon a Napoli, quindi uno scenario storico, archeologico e anche paesaggistico particolare. Qui ad esempio un contrasto molto forte sul nostro palco, un palco quasi diciamo post-industriale per degli aspetti. Quali sono state le tue sensazioni sul palco e in generale qui in questo luogo? Guarda, le estive a me piacciono da una parte e non mi piacciono da un'altra. Mi piacciono molto perché anche questa è una ginnastica, non so come dire, di non avere per forza il teatro, di non avere il silenzio è un altro silenzio, qui alle spalle no, abbiamo una strana condizione e di fronte a te però c'è un pubblico grande che è in un silenzio assoluto, quindi ti tocca mediare tra queste cose e riuscire, ed è sempre una ginnastica, ovviamente preferiresti il silenzio assoluto, però l'estiva è così in fondo, ti porta in luoghi diversi, a volte sono, a me piacciono perché ti entri in una dimensione diversa e soprattutto puoi giocare con il testo ogni sera a capire cosa farne a seconda di quello che succede, no? Intorno di quello, qui sentivo passare, delle volte ho sentito delle macchine, delle volte non so, a Posillipon c'erano questi gabbiani reali che facevano un fracasso tremendo e dovevi metterti in mezzo a loro, insomma c'è qualcosa che è affascinante e ci sono dei momenti in cui no, ti puoi innervosire perché dire certo. Però insomma questo è il teatro, soprattutto se non ci fosse anche in una sala, no, in una sala di teatro tu hai il momento in cui succede qualcosa, il momento in cui c'è un rumore, il momento in cui qualcuno starnutisce e devi sempre imparare a relazionarti con quello che c'è, il teatro è quel momento lì e quello che succede sei anche tu in quel momento, quindi una bella ginnastica. Allora Alicia, noi ti ringraziamo ancora per la splendida serata e ti salutiamo. Grazie, grazie. E poi volevo dire anche un'altra cosa, sono molto, come dire, grata a delle persone, non lo dico sul serio, delle persone come voi, so che praticamente quasi tutti sono dei volontari e mi sono ritrovata in realtà italiane, in paesini piccolissimi, in luoghi dove c'è tanta gente che fa questo e che se non facesse questo 150-200 persone come stasera non vedrebbero nulla, non riuscirebbero a capire, no, che cos'è il teatro, che cos'è, e credo che veramente bisogna essere grati a persone come voi. Grazie ancora di cuore. Rolando era così delicato, così signore, da non accennare mai alla mia casa come luogo di incontro, o peggio ancora di cene, cenette, tartine, aperitivi. Forse non funziona, forse sono solo amici, non c'hanno mai un momento di intimità quei due, non capite niente. Un divorzio è come un lutto, bisogna metabolizzare, darsi tempo, ricucire fiducia nel proprio io, finché lascia perdere.